Allora, il teatro è fondamentalmente l'arte del comportamento. Per chi vuole iniziare a fare teatro, l'esercizio che suggerisco è prendete, andate semplicemente in un luogo pubblico, affollato, che può essere un centro commerciale, un centro cittadino, un centro storico, o una stazione dei treni. Le stazioni dei treni sono perfette. E state lì, prendetevi una mezz'ora. E guardate quello che succede intorno a voi, le varie scene che trovate. Inizialmente vi sembrerà che nulla sta succedendo e che tutto sia tutto sommato banale. In realtà non è che non sta succedendo niente, ma è che voi ancora non siete abituati a fotografare i particolari, a cogliere le piccole cose che caratterizzano un comportamento. State lì, prendetevi il tempo, state un po' superate l'iniziale noia e cominciate a guardare come quel ragazzino mangia le patatine dal sacchetto, oppure come quella signora apre una bottiglia d'acqua, o come il controllore fischia e poi salta sul treno al volo, che se ci pensate bene è un po' quasi circense. Poi prendete quello che succede, quello che vedete lì e mettetelo su un palcoscenico. Fate ad aprire ad Antigone una bottiglia d'acqua. O fate mangiare delle patatine a Riccardo III. Quello è teatro. Lì avete montato, avete costruito un comportamento. Attraverso questo comportamento avete costruito la poesia. Avete dato attenzione a dei piccoli particolari, a dei piccoli fotogrammi che caratterizzano un personaggio.